Arcobaleno? Subito. Poi paga mamma, eh? Va bene, Stefano. Ma che è davvero? Stai, stai, stai su di me questa notte come se... L'inseminatore è morto. C'è tuo padre? Hanno lasciato un figlio, un ragazzino di 13 anni, da solo. E la persona designata come tutore sono io. Ma hanno offerto una piccola somma. Quale sarebbe questa piccola somma? 100.000 euro. Tu domani vai a Roma e lo porti qui. Questo signore dovrebbe diventare il mio tutore, ma l'ha visto. È nei miei diritti rifiutarmi? Non mi ci vedo proprio con Balù. Balù? Non mi vuoi chiamare Balù? Di che squadra sei? Sono della Juventus. Secondo me lei è laziale. Qui ci abbiamo un'utilitaria piena di lupacchiotti. Ci volete ancora purgare? No. Te devi buttare come un kamikaze, se no i figli non li fai più. Tu non ne hai. Ma c'è questo che non vuole nascere, sono 25 anni. Non si sa mai. Giovanni! Stefano! Perché io amo chi ho... Facciamo così, io faccio meno il bambino e tu lo fai un po' di più. Io sono un bambino. Ma bisogna che lo dici perché non si vede mica, eh. Quando è che si smette di essere bambini? C'è un giorno in cui capisci che è finita. Per me un giorno ho sentito la voglia e la necessità di prendere un motorino e andarmene. E com'è stato? È stato il giorno più bello della mia vita. Ma per te c'è tempo. Sapete chi è il primo italiano ad aver vinto l'Oscar in assoluto? Il grande Vittorio De Sica nel 47 con Shusha. La prima attrice invece fu Anna Magnani nel 55 per La rosa tatuata e l'unico italiano ad aver vinto come miglior attore protagonista è Roberto Benigni nel 99 con La vita è bella. Se volete trovarci anche su TikTok andate nell'info box, c'è il link, e per altri video e argomenti qui accanto a me. Ciao, al prossimo video.